Ehi hey Balancers, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. In questo canale troverai settimanalmente dei contenuti nuovi inerenti al verticalismo, quindi non dimenticarti di iscriverti al canale, attivare la campanellina delle notifiche, così rimarrai aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Dopo aver risolto il dubbio se si spinge o si incassa in verticale, come avevamo visto in uno degli scorsi video, oggi andremo a vedere perché si spinge in verticale. E lo vedremo subito dopo l'intro. Video, in verticale si spinge e oggi andremo ad analizzare il perché si spinge. Prendiamo in esame una verticale in full. Nel momento in cui vado a perdere la spinta delle spalle, le spalle avanzano e soprattutto sentiremo anche dell'affaticamento sui polsi. Questa cosa a lungo andare porterà anche delle problematiche, un sovraccarico inutile che possiamo tranquillamente evitare. Come abbiamo visto, perdendo la spinta della spalla, il corpo tende a scivolare in avanti, il peso non viene più scaricato perpendicolarmente e quindi il nostro baricentro si sposta avanti. Di conseguenza sentiremo anche un affaticamento sui deltoidi che possiamo tranquillamente evitare. In questo caso dobbiamo cercare di respingere con la spalla e di ripristinare il nostro baricentro, in modo tale che il baricentro scende proprio perpendicolare sulla mano e non andiamo a spezzare il nostro scarico di peso. Di conseguenza, quando andremo in completo appoggio sull'articolazione e scaricando proprio tutto il peso verticalmente, non andremo a sentire vari affaticamenti. Ovviamente la spinta a spalle va allenata, non è un movimento naturale, ma con il giusto allenamento ci si può abituare a rimanere in spinta con le spalle e quindi avere molta più stabilità, perché spingendo con la spalla andiamo a evitare qualsiasi oscillazione delle spalle, quindi non andremo più a effettuare recuperi spostando avanti e indietro le spalle, ma a trasformarle quasi in un'articolazione fissa, in modo che ci assicuri un buon posizionamento e soprattutto un buono scarico di peso al centro delle mani. Quindi non dovremo più scaricare il peso più avanti, ma dobbiamo ripristinare il nostro scarico di peso riportando la spalla in linea con il polso. Questo qui ci farà sentire molto meno affaticamento sia sulla spalla che sul polso. Questo era un semplice esempio di perché spingere con la spalla nella semplice verticale. Ma effettivamente più si va avanti in questo percorso e più si aggiungono delle difficoltà. Infatti, a livello di transizioni che prendiamo in analisi, la verticale in full e passaggio in straddle, andremo a fare una variazione di peso proprio nella parte alta, il bacino che avanza e le gambe che scendono dalla parte della pancia. Se non andiamo a bilanciare queste cose, andremo a cadere dalla parte della pancia o dalla parte della schiena. Di conseguenza, avendo una variazione di peso, andremo a sentire anche un cambiamento di peso sulle spalle, che dobbiamo cercare di controllare rimanendo in spinta. Da qui, rimanendo in spinta con le spalle, le gambe scendono verso il basso e il bacino avanza, ma il peso viene scaricato sempre perpendicolarmente a terra e soprattutto con le spalle in spinta. Nel momento in cui ho tutti questi pesi spostati, ovvero del bacino dalla parte della schiena e le gambe verso il basso, se dovessi perdere la spinta delle spalle, le spalle andrebbero in avanti, andando a sovraccaricare di nuovo il polso, e il bacino si allinea quasi con i polsi o le spalle. Ma basta un ulteriore sbilanciamento, anche leggero, che ci fa completamente cadere. E soprattutto con questo posizionamento sbagliato facciamo molta più fatica di quello che potremmo fare scaricando il nostro peso perpendicolarmente.
Adesso abbiamo preso in esame solo una transizione, che è dalla full alla straddle, ma tutto il discorso sussiste su ogni transizione che si va a eseguire. Se si ha un'ottima spinta di spalle, si riesce tranquillamente a mantenere la spalla posizionata in linea con il polso e di conseguenza fare tutte le modifiche necessarie per i vari posizionamenti, che sia spostamenti del bacino o posizionamenti delle gambe o qualsiasi altra cosa, anche della testa ovviamente. E di conseguenza, avendo dei pilastri solidi, quindi nella parte bassa, ovvero mani e spalle, la parte alta si può gestire molto più facilmente. Nel momento in cui invece non abbiamo una spinta di spalle solida, rischiamo di spostare sempre le spalle e non andare a trovare una buona posizione di equilibrio, perché non abbiamo le spalle bloccate. Di conseguenza, dobbiamo andare a bloccare la spalla, bloccare ovviamente le braccia, e da qui si possono fare tutti gli spostamenti dalla parte del bacino, delle gambe o qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, questo è il motivo perché bisogna spingere con le spalle, perché dobbiamo andare a dare solidità nella parte inferiore, ovvero delle braccia e delle spalle, in modo che si può gestire tranquillamente tutta la parte alta. Nel momento in cui abbiamo una parte inferiore dove è instabile, dove non ci si può fare affidamento per scaricare il peso, purtroppo lavorare nella parte alta rende il gioco davvero molto più difficile. Di conseguenza, allenatevi tantissimo a spingere con le spalle e inoltre vi ricordo di iscrivervi sul canale, perché settimanalmente usciranno dei contenuti inerenti al verticalismo con delle piccole tips e alcune spiegazioni. Ma se volete progredire in questo percorso, ricordate che non siete da soli e vi aspetto all'Online Stand Academy, che troverete il link giù in descrizione, dove in lezioni tramite videochiamata affronteremo insieme questo percorso. È possibile prenotare delle lezioni di classe o private in base alle tue preferenze, e così in tempo reale possiamo lavorare sulle tue problematiche e soprattutto per raggiungere i primi tuoi obiettivi. Se invece pensi ancora che non hai abbastanza tempo a disposizione, ho creato per te due guide suddivise per livelli, Essential Handstand e After Handstand, dove troverai tutti gli esercizi e tutte le informazioni necessarie per intraprendere questo percorso per il verticalismo, e in seguito ti aspetto per raffinare le tecniche. E adesso basta sognare i tuoi obiettivi, raggiungili!